Ti piacerebbe imparare l'ipnosi? Sei sempre rimasto affascinato dall'ipnosi quando la vedevi nei film o quando la vedevi negli spettacoli dei maghi, dei mentalisti? Ciao, sono Marco e da 10 anni aiuto liberi professionisti, start-up e privati a realizzare i propri sogni e a raggiungere i loro obiettivi. Oggi inizierò a offrirti un corso gratuito di ipnosi e ti permetterà di diventare un ipnotista. Il primo passo che dobbiamo conoscere insieme è che l'ipnosi, soprattutto quella conversazionale, quindi quella cosiddetta nascosta, quella che puoi fare soprattutto nella persuasione per suggestionare le altre persone senza che se ne rendano conto, si basa su 3 fasi. La prima è la A, attrarre l'attenzione, la seconda è B, bypassare la mente conscia, la seconda è S, stimolare l'inconscio. Nella fase A devi prendere l'attenzione della persona. Per esempio, nell'ipnosi classica si usava il classico pendolino, piuttosto che guarda il mio dito, fissa un punto. Quello attrae l'attenzione della persona e quindi riversa tutta l'attenzione su un oggetto che abbasserà il suo senso critico. Nell'ipnosi conversazionale ci sono 2 domande, ti è mai capitato? Scusa, ti posso fare una domanda piuttosto che ti posso dire una cosa che hanno il potere di focalizzare tutta l'attenzione di chi ti ascolta su di te. Il secondo passo consiste nel superare le difese della mente conscia per accedere direttamente all'inconscio. E nella terza fase stimolerai l'inconscio dandogli delle suggestioni che si trasformeranno in nuove emozioni o in nuove azioni. Allora, la tecnica per eccellenza per superare la mente conscia è il truismo campo affermativo. Di 5 cose ovvie e poi dai una suggestione. Per esempio, se la persona di fronte a te ti sta guardando, sta ascoltando le tue parole, è seduto sul divano, è seduto, indossa un paio di occhiali e ti guarda negli occhi, ti basta dire: mi stai guardando negli occhi, indossa un paio di occhiali, sei seduto sul divano di fronte a me, sul divano di fronte a me, stai ascoltando le mie parole e ti stai iniziando a rilassare. Naturalmente lo dovrai dire col giusto tono e il giusto ritmo della voce, ma questo lo vedremo in una delle prossime lezioni. Ogni volta che aggiungi 5 affermazioni ovvie o rigorosamente vere e una suggestione, quella suggestione verrà accettata come una vera e propria verità. Quindi la mente inconscia accetterà quella suggestione trasformandola in un comando. E quando accetti una suggestione, poi metti in pratica quello che ti viene suggerito. Questo è uno dei migliori metodi per indurre uno stato di trance e bypassare la mente conscia, sia a livello di vendita che di persuasione che di trance ipnotica vera e propria, anche nel mentalismo o nello spettacolo. E poi abbiamo anche le tecniche di confusione, ma di queste purtroppo non ti posso parlare su YouTube, sono riservate solamente al mio master in comunicazione ipnotica perché sono tecniche veramente potenti e solo per pochi. Se con questa prima lezione del mio corso di ipnosi ti ho aiutato, metti like, condividi e commenta e iscriviti al mio canale. Per te è un piccolo passo, per me è davvero importante.